La 30ª edizione del Rock Contest, la storica gara tra band emergenti di Controradio, ha chiuso i battenti con una serata da tutto esaurito all'Auditorium Flog di Firenze, pubblico arrivato da ogni dove per assistere all'ultimo atto del contest che ha visto salire sul podio i foggiani Giunto di Cardano, votati all'unanimità sia dal pubblico che dalla giuria, seguiti dai genovesi Banana Joe. Una grande festa che ha visto, come in tutte le serate del Rock Contest, tanti ragazzi fermarsi al corner allestito dalla regione toscana per raccontare con queste cartoline informative e con i video proiettati tra una canzone e l'altra, le opportunità offerte da Giovani Sì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani e dal Fondo Sociale Europeo. Il futuro addosso, il titolo della campagna informativa. Tra i premi in palio per le band partecipanti c'era anche il premio speciale FSE Giovani Sì, che si è aggiudicato l'Edera, nome d'arte del salentino Alberto Manco, con il suo brano La Zattera, che meglio di tutti ha saputo descrivere la condizione dei giovani di oggi. È importante questa partecipazione alla Regione Toscana perché fa parte di un più ampio progetto di informazione e comunicazione ai giovani proprio sulle opportunità del Fondo Sociale Europeo in Toscana, opportunità appunto di tirocini, di formazione, di master anche all'estero, di percorsi di alta formazione universitaria, di tante tipologie di interventi, e proprio per farle conoscere a un pubblico più ampio siamo stati presenti sia in alcuni festival musicali che ci sono stati quest'estate e sia in altre iniziative anche che stiamo facendo nelle scuole e in questo momento importante proprio della serata finale di Rock Contest, dove è stato istituito anche un premio speciale FSE dato alla band che meglio interpreta, o al band o al solista che meglio interpreta la condizione giovanile e le aspirazioni dei giovani, proprio per dare un segnale di sostenere anche i giovani nelle loro aspirazioni artistiche. Un sostegno di cui i tanti giovani arrivati alla finale del Rock Contest per scatenarsi sulla musica delle band che si sono esibite sul palco hanno estrema necessità. Non a caso, la Regione Toscana ha deciso di destinare alle politiche per i giovani il 35% della dotazione complessiva di 732 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo per intercettare soprattutto i cosiddetti NEET e i dropout, i ragazzi che non studiano né lavorano e che sono usciti dal mondo della scuola. Già l'esperienza dell'anno scorso, ma anche quella di quest'anno, ci sta raccontando giovani molto interessati, molto curiosi, anche che necessitano anche, no, di poter cogliere determinate opportunità. Quindi l'invito è quello di non godersi solamente la buona musica che stasera ascolteremo, ma assolutamente di provare a capire quello che, grazie alla Regione Toscana, possono provare a fare per migliorare il loro futuro. Ma come lo vedono i ragazzi il loro futuro? Quali sono i loro timori e come li affrontano? La metafora che ha fatto centro per la giuria del premio FSE Giovani Sì è stata quella della zattera usata da Alberto Manco, l'Edera, nel brano che si è aggiudicato i 3.000 euro in palio destinati adesso a finanziare un progetto artistico del giovane cantante, un brano che è un invito in musica a trovare il coraggio di salpare verso il futuro seguendo le proprie aspirazioni. Un po' la condizione in cui mi trovavo e in cui penso che si ritrovino molti giovani come me in questo momento è come stare in alto mare, soprattutto per quello che faccio magari nella vita, che studiare beni culturali, che comunque il campo dell'arte è un po' sempre precario, e fare musica. E quindi nel testo parlo di questo, del fatto che nella vita magari non so costruire un tetto, non so sfornare il pane, non so fare delle cose prettamente utili e necessarie, però ecco, mi occupo e vorrei occuparmi di delle cose belle, come anche stare in alto mare e guardare il mare da una zattera, non lo so, che sembra un naufragio, ma in realtà può essere anche un bel viaggio. Un viaggio messo in musica che meglio di tutti ha saputo esprimere la condizione dei giovani di oggi, tra i tanti che sono arrivati nella sezione del premio FSE Giovani Sì del Rock Contest. Brani spediti da tutta Italia e che ancora una volta hanno mostrato la voglia che i giovani hanno di raccontarsi e di costruirsi un futuro, di come insomma si sentano il futuro addosso, come recita lo slogan della campagna della Regione Toscana. Quello che alla fine ha premiato questa canzone è stata esprimere il coraggio di ancora di seguire quello che uno vuole, a prescindere dalle insicurezze che in realtà uno può trovare, a prescindere anche dal fatto che il mondo magari ti richiede di essere già collocato in una certa maniera, seppur in giovane età, ti richiede già di essere deciso, affermato. Qui invece lui rivendica ancora il coraggio di seguire una propria strada,
affidarsi appunto a una zattera che lo porta chissà dove, però come una scialuppa, diciamo, di salvataggio. Tra i premi consegnati sul palco della 30ª edizione del Rock Contest, anche il premio SIAE conquistato dal fiorentino Vieri e il premio Ernesto De Pascale andato al lucchese Antonio Ciulla. Sul palco sono saliti per la sfida finale anche il grossetano Gabriele Bernabò, i trentini L'Opera di Amanda, gli imolesi The Floating Ensemble. A decretare l'esito del contest sono stati i voti della giuria, composta da nomi illustri del giornalismo musicale italiano e da musicisti affermati, e quelli dei tantissimi partecipanti alla serata, che tra un voto e l'altro inserito nell'urna, così si sono espressi sulla campagna della Regione Toscana. Credo che sia la location adatta, perché sicuramente il Rock Contest va soprattutto ai giovani. Si pensa semplicemente che le band che ci sono oggi sono under 30, se non sbaglio, e quindi sono sicuramente mirate ai giovani. E mi sembra anche che io personalmente conoscevo il progetto di Giovani Sì della Regione Toscana, e credo anche che sia un progetto sicuramente utile. Oggigiorno è molto difficile trovare lavoro, è molto difficile inserirsi in quel mondo lì, e è un progetto che ti può aiutare a trovare la tua strada, a portare avanti un progetto e quindi a metterti in gioco con appunto l'aiuto della tua regione, quindi con i finanziamenti e con magari, se è un'idea giusta, puoi avere la tua opportunità. In questo modo è più facile. Credo che sia il luogo più adatto per arrivare a quanti più giovani possibili, visto anche il grande pubblico che c'è a questa finale, e credo siano occasioni queste dei concerti in generale, di locali come la FLOG, ideali per appunto arrivare anche ai più giovani. Una formula che ha convinto e che è servita anche nell'edizione 2018 del Rock Contest a consegnare ai ragazzi non solo le cartoline informative della campagna, ma anche un questionario per chiedere loro suggerimenti e per far testare il loro livello di conoscenza delle opportunità di Giovani Sì e del Fondo Sociale Europeo, e i risultati sono incoraggianti. Facendo una prima analisi, poi andrà ovviamente approfondita, possiamo dire che una buona metà di coloro che hanno compilato il questionario conosceva già Giovani Sì. L'altra metà invece no, e ovviamente ha magari scritto, e quelle potrebbero essere le modalità per farlo conoscere di più. Quindi insomma il questionario serve anche a noi come metro per valutare, no, la conoscenza, anche come le persone vogliono essere informate. Quindi essere qui in queste serate è stata una scelta azzeccata. E i pezzi suonati dalle band in gara al Rock Contest, i sogni e le aspirazioni delle nuove generazioni, anche quest'anno hanno saputo rappresentarli con il linguaggio senza uguali della musica, in una serata che è stata anche una grande carrellata del panorama rock indipendente italiano, con l'omaggio agli Offlaga Disco Pax, con Max Collini e Daniele Carretti, e poi Dario Brunori, con La Pesce, i Tre Allegri Ragazzi Morti, solo per citare alcuni dei nomi saliti sul palco davanti ai tanti giovani che tra una nota e l'altra si sono fermati allo stand della regione. La campagna che è abbinata all'iniziativa è andata molto bene, è stata molto partecipata, abbiamo visto molti giovani che erano qui per ascoltare concerti, informarsi su tutte quelle che sono le agevolazioni del Fondo Sociale Europeo che mette in atto tramite Giovani Sì. Quindi è già il secondo anno che lo facciamo e ci sembra un'iniziativa molto, molto riuscita. Un successo in un altro grande successo, il Rock Contest, che in 30 edizioni ha sempre inseguito, centrandolo, l'obiettivo di scoprire voci nuove del panorama musicale italiano. Ogni anno noi scommettiamo su sei gruppi assolutamente sconosciuti, e tutti gli anni è una vittoria perché vediamo che il pubblico risponde bene. Non è facile convogliare la gente a scoprire nuovi talenti. Al di là delle dinamiche dei talent che cercano personaggi televisivi, noi cerchiamo dei musicisti che stiano bene sul palco, sappiano suonare e sanno quello che dicono. Questa è una vittoria di tutti. Una vittoria soprattutto dei tanti giovani alle cui aspirazioni la musica sa davvero dare voce.